Siamo arrivati a Cingia dei Botti, presso una delle eccellenze associate al Consorzio Italiano Biogas, dove stiamo vedendo che le 10 azioni del progetto Farming for Future, mirato alla transizione agroecologica, sono una realtà concreta. In questa azienda vediamo come la passione, la voglia di investire sta portando il settore agricolo a delle vere eccellenze e oggi vedremo come è possibile concepire un allevamento basato su benessere e sostenibilità, integrato alla produzione di biometano che possa decarbonizzare il settore dei trasporti e, grazie alla fertilizzazione organica, riportare sostanza fertilizzante al terreno e quindi garantire una transizione circolare del modello agricolo che garantisce sostenibilità alle filiere delle nostre eccellenze alimentari. La stalla in questo momento ospita 10 robot di mungitura, ad oggi mungiamo 450 vacche. L'obiettivo che ci poniamo è quello di arrivare ai 600 capi in lattazione sotto mungitura robotizzata. Tutta la stalla è a traffico libero, quindi gli animali possono scegliere indipendentemente quando andare a riposarsi, a socializzare o a farsi mungere. Abbiamo deciso di realizzare un impianto di biometano parallelamente alla costruzione della stalla, in modo tale da ottimizzare i reflui che la stessa va a produrre. Una volta a regime, l'impianto di biometano produrrà 320 metri cubi. La nostra cooperativa, Pieve Eco Energia, ha deciso di intraprendere la strada del benessere animale e della sostenibilità per rispondere ai fabbisogni che ad oggi gli animali e l'ecosistema in generale ci richiedono.